in particolare in paglia. Dico così perché quando si dice paglia si pensa subito alla struttura in paglia. In realtà, come abbiamo visto in Italia, la paglia non ha funzione strutturale. La struttura portante di questi edifici è realizzata tipicamente con il legno. Quindi andremo a capire quali sono le norme di riferimento per poter progettare in maniera sicura e conforme alla normativa di edificio, e andremo a capire quali sono i cardini della sicurezza, quindi la sicurezza statica, la sicurezza sismica e infine, non da ultima, la resistenza al fuoco. Benissimo, per prima di parlare della normativa che attualmente possiamo utilizzare per progettare questi edifici, facciamo un brevissimo excursus normativo che ci dà uno spunto di riflessione di questo tipo. Allora, molti di noi avranno avuto modo di rapportarsi con gli edifici in legno e fino a non molti anni fa probabilmente hanno avuto l'esperienza di non sapere che norma utilizzare. E oggi per fortuna non è più così, perché dal punto di vista normativo abbiamo dei validissimi supporti, una validissima norma, che sono le norme tecniche per le costruzioni fresche, perché sono del 2018, e che hanno finalmente normato in maniera chiara e completa il legno. Questo non era fino a in realtà non molti anni fa. Io stesso non ho 50 anni di professione alle spalle. Però ai miei inizi ho avuto modo di progettare ancora con le norme in tedesche, in Italia non c'erano ancora dei vari di supporto. E tutto è nato, per dare alcuni riferimenti, nel 1971 con la legge del 1986, una legge che nel titolo parla di costruzioni in cemento armato e in acciaio. Il legno non è ancora stato nominato da questi materiali di costruzione. Tant'è che spesso non veniva nemmeno calcolata la parte in legno, venivano fatti i calcoli statici delle fondazioni, dei pilastri, dei solai, dei muri di elevazione, e poi il tetto in legno non veniva nemmeno preso in considerazione dal calcolatore. Questo accadeva non molti anni fa. Oggi invece il legno è un materiale che va calcolato, quindi va progettato, va eletto dal direttore lavori, va collaudato, questo perché altrimenti a livello di agilità del nostro edificio manca un tassello se non abbiamo trattato il legno secondo le norme. Allora, nel 71 nasce l'obbligo di depositare i calcoli statici, si parla appunto solo di cemento armato acciaio. Poi, purtroppo, come spesso accade, l'evoluzione normativa fa dei passi importanti in occasione di eventi tragici. Tutti ci ricordiamo fino a un risultato un po' simbolico, molto triste, che è la disgrazia che è avvenuta nel 2002 a San Giuliano di Puglia. Tutti ci ricorderemo di quella classe o di quella classe di bambini che è rimasta schiacciata tra i solai in occasione di un sismo. Ecco, è proprio in occasioni così tristi, così tragiche, che le norme spesso hanno delle importanti evoluzioni. La conseguenza di quella disgrazia in particolare fu l'emissione di due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordinanza 3274 e la 3431. La 3274 la usiamo ancora tutt'oggi nel suo allegato, per vedere che zona sismica siamo, per esempio per fare una pratica di sisma bonus. L'impostazione che è stata introdotta con queste due ordinanze è quella degli Stati Uniti degli aerocodici europei. Da qui abbiamo assistito a un'evoluzione normativa sempre più veloce che ci ha portato alla norma che oggi utilizziamo, che sono le norme tecniche per le costruzioni del 2018, del 17 gennaio. Nelle norme tecniche per le costruzioni troviamo tutti i materiali di costruzione, troviamo non solo gli edifici ma anche i ponti, le opere di sostegno, le opere geotecniche.
Quindi non possiamo pretendere in realtà di riuscire a progettare la singola vite, il singolo chiodo del nostro edificio in legno aprendo solo questo codice normativo. Infatti sono le stesse norme che innanzitutto sono affiancate da una circolare esplicativa emessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, molto presta perché è del 2019, e oltre a questa circolare le norme stesse al capitolo 12 ci dicono chiaramente quali sono i riferimenti tecnici che ci permettono di affrontare tutte le casistiche progettuali che possiamo incontrare nella nostra attività. Benissimo, allora da questa tavola sinottica possiamo capire più o meno i principali riferimenti che ci sono utili per l'appunto anche nel mondo delle case di legno. E innanzitutto, qual è l'obiettivo, lo scopo delle norme tecniche? L'obiettivo delle norme tecniche è garantire la sicurezza del costruito, dell'edificio in particolare, e lo fa con degli approcci che sposano quello che sono le norme europee, quindi quelli che sono gli eurocodici europei. E qual è questo approccio? Lo vediamo in questa colonna. È un approccio semi-probabilistico alle strade pulite. Ecco, con questo termine così astruso andiamo in realtà a descrivere la filosofia con cui sono state concepite le nostre norme. Ecco, si calcolano sulla probabilità di accadimento di un evento. Faccio un esempio su tutti. Le norme trattano anche del problema del caso eccezionale dell'incendio dell'edificio. Ora, il giorno che il nostro edificio subirà l'incendio, le norme pensano correttamente che quel giorno lì l'edificio subirà il massimo carico neve della sua vita nominale. Quindi se io progetto e concepisco l'edificio con una vita nominale di 50 anni, per esempio, che è un valore ricorrente dell'edilizia normale, interventi di edilizia residenziale, per esempio, do un periodo di ritorno delle azioni sismiche, del massimo carico neve, tarato sui 50 anni. Vuol dire che il mio edificio è progettato in modo da resistere al massimo sisma che statisticamente ogni 50 anni arriva su quella zona. Parimenti, il mio edificio è progettato, il tetto, le vetrate del mio tetto sono calcolate per un carico neve, che è quello che accade, è il massimo carico neve, quella massima densità della neve che ho ogni 50 anni sull'edificio. Quindi, quando si dice stiamo utilizzando delle norme semi-probabilistiche, vado nella pratica a fare delle combinazioni di carico che sono pensate con un approccio di questo tipo. Quel giorno che ho la sfortuna di vedere incendiata casa mia, è molto improbabile che non avrò il massimo carico neve con 2 metri di neve bagnata sul tetto. Questo è ragionevole. Quindi le combinazioni di carico eccezionali, per esempio, se non sono su un rifugio in alta montagna dove la neve è quasi perenne, mi permettono, per esempio, nel caso che stiamo esponendo, di non considerare il massimo carico neve quando ho l'incendio dell'edificio. Per esempio, in questa sala, se devo considerare la resistenza al fuoco delle travi portanti del solaio, quel giorno che scoppierà l'incendio del piano di sotto di noi, supponendo che questo solaio sia in legno con delle travi a vista, e non avrò il massimo affollamento della sala, perché è improbabile di avere le due cose contemporaneamente. Nella stessa maniera è assai probabilistico perché sul lato delle resistenze dei materiali, se io progetto l'edificio con un legno lamellare GL24H, dove G sta per gruote incollato, L per lamelle incollate, 24 sta per la resistenza caratteristica a pressione del legno, vuol dire 24 megapascal, quindi 24 newton su centimetro quadro, sono 240 kg su centimetro quadro.
a tavoli omogeneo. Ecco, se io ordino questo legname qui, l'approccio semiprobabilistico mi dice tu hai il 5% di possibilità che quel materiale lì non resisti 240 kg di fabbrica. Quindi il valore caratteristico considera un quinto percentile, si dice quinto percentile, il 5% di probabilità di avere un materiale più scadente di fatto. Quindi la norma è un codice fatto di articoli, di commi, che però sta molto con i piedi per terra. Quindi non è un librone che si apre e ci dice questa è la ricetta, fai così. No, anzi, è una norma che dà più di quanto sembri possibilità al progettista strutturale di progettare e ottenere delle prestazioni ben precise. E qui andiamo a questo altro punto. L'approccio prestazionale. Quindi sono io progettista, noi progettisti, che siamo noi che decidiamo fino a che punto spingerci nella progettazione, in particolare in quella sismica dell'edificio. Le norme tecniche introducono il concetto di fattore di struttura Q. Con quella piccola lettera lì andiamo a descrivere il comportamento sismico del nostro edificio. Quella lettera ha la capacità di dimezzare o dividere anche per 5 l'intensità del sisma. È un numero che va praticamente da 1 a 5. Se noi progettiamo con Q uguale a 1, innanzitutto non stiamo sbagliando, perché è una scelta nostra come progettisti, è una scelta di noi. E in secondo luogo stiamo considerando che il nostro edificio dovrà essere in grado di resistere al 100% dell'azione sismica locale di progetto che può arrivare ogni 50 anni sulla nostra costruzione. Potremmo però spingerci oltre, usare delle soluzioni costruttive e dei particolari costruttivi molto ricercati e calcolati in modo da avere una grande capacità di sipatia. In quei casi potremmo arrivare a dei fattori di struttura superiori a 1, magari di 2, di 3, addirittura un valore che però è molto difficile da ottenere nella realtà, addirittura pari a 5. Dire Q uguale a 5 vuol dire prendere l'azione sismica e dividerla diviso 5. Ma come fare? Non è possibile su un edificio. Allora, dobbiamo pensare questo: se il sisma è questo tavolo e l'edificio con Q uguale a 1 è un dormiente in legno, una trave in legno appoggiata sul tavolo, quando io spingo il tavolo sul sisma, quel dormiente, se l'ho incollato rigidamente al tavolo, oscillerà ricevendo il 100% della mia forza sismica. Benissimo, se invece quella trave in legno la collego con tanti pedini sottilissimi e esili, nel momento in cui vado a far oscillare il tavolo, potrei snervare e piegare questi chiodini. Sono degli elementi duttili, snelli, che si rompono prima di far rompere l'edificio, che nel nostro caso è trave di legno messa sul tavolo. Quindi, uscendo violentemente il tavolo, questo elemento di legno è posato su tanti, da una palafitta fatta di spigoli, per esempio. Ecco, quando la mia energia meccanica che ho introdotto oscillando il tavolo l'ho in parte consumata per piegare quegli spigoli, ho ridotto l'intensità del sisma che si abbatte su un pezzo di legno che avevo utilizzato. Lì ho prodotto un comportamento strutturale positivo, perché ho creato un collegamento duttile che brucia energia meccanica, brucia energia sismica, senza far subire l'edificio. In questa logica posso dire di aver trovato un fattore di comportamento maggiore di 1. Chiaro che il fattore maggiore di 1 non è legato alla sola tipologia costruttiva, ma dipende da come è progettato l'edificio e come è progettato il dettaglio del tappo a terra dell'edificio. Bene, vediamo l'edificio in paglia. L'edificio in paglia, vediamo tra poco,
è costituito da operai di legno ancorato a terra con degli elementi meccanici. Questi elementi meccanici ancorati a terra sono gli spilli che vanno a bruciare l'energia al posto del legno, perché il legno in sé non è un dissipatore di energia sismica. Il legno ha bisogno di tanti connettori sottili, diffusi, che vanno a sacrificarsi al suo posto in modo da subire il legno sismico. E questo è un concetto fondamentale delle norme tecniche. Le norme tecniche poi, per passare alla parte strutturale, hanno bisogno di una serie di riferimenti tecnici. Nel capitolo 12 delle norme tecniche della costruzione sono elencati i principali riferimenti, che sono dai documenti tecnici CNR, nel caso di citare la 206, che per esempio tratta le formule di Hansen per il calcolo di chiodi, delle viti, degli spinotti, e oppure sono citate per esempio molte norme UIN, purché pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Benissimo, andiamo al solo, quindi l'edificio in paglia è un edificio che ha per noi un involucro di paglia, quindi la paglia appunto non ha alcuna funzione a livello statico strutturale. Ma allora stiamo parlando di edifici in legno che rientrano in una categoria, quella degli edifici leggeri, cioè sono delle strutture che hanno uno scheletro portante costituito da tanti pilastri, il cui passo, nel nostro caso particolare degli edifici in paglia, è dettato dalle dimensioni geometriche delle paglie in paglia, a seconda dell'orientamento scelto in fase progettuale. E già qui vediamo che intersezione di competenze che si ha già nel primo predimensionamento dell'edificio. Dobbiamo aver già scelto lo spessore delle pareti, quindi la conduttività del materiale che è risolto a seconda delle direzioni in cui lo posizioniamo. Quindi c'è sicuramente bisogno di una progettazione integrata fra le varie figure per affrontare un edificio di questo tipo. Anche perché mi piace dire che il primo strutturista non è il calcolatore, è il progettista architettonico, perché vedremo che a livello sismico i parametri fondamentali, che a volte giocano il 50% delle capacità di dissipare l'energia di cui si parlava prima, in realtà sono la regolarità impianta e l'altezza dell'edificio. Se noi creiamo un edificio molto irregolare con grandissime aperture, purtroppo a volte diventa difficile prevedere dei valori di dissipazione, di capacità dissipativa alti. E quindi sarà un edificio che dovremo progettare facendolo sollecitare da 100% del sisma, e non riusciamo ad avere degli sfondi utilizzando un altro di struttura che fa un errore. Detto questo, il mondo degli edifici in legno possiamo grossolanamente dividerlo in due grandi capitoli. Quello degli edifici con le pareti massicce, e quindi il CLT per esempio, quindi dove la parete portante è a spessore pieno di legno, e siamo in questa zona. Ci ricorderemo sempre della casa di Heidi, quella fatta con i tre ordini orizzontali, il cosiddetto block bar. Ecco, per le case in paglia non è questa tipologia costruttiva ricorrente. Per le case in paglia andiamo a concentrarci sugli edifici a telaio leggero, dove l'incidenza del cubo, al quadro di facciata di legno, è molto minore, come si diceva prima. E siamo su tipologie in cui lo spessore della parete è realizzato grazie a grandi spessori di isolamento. Come funzionano le strutture leggere? Sono dei telai in cui ci sono degli ritti e elementi verticali in legno portanti, tanti pilastrini, per esempio a passo circa 50 cm l'uno dall'altro, possono avere dimensioni indicative che poi ovviamente dipendono dal numero di piani che ha l'edificio e da altri fattori, di circa 8x16 cm, per non dire una lunghezza. Questi pilastrini tipicamente partono da una banchina di base che parte dal muretto di attacco a terra ben sollevato dal piano di scorrimento dell'acqua, quindi dal marciapiede esterno per esempio dell'edificio, arrivano in una banchina orizzontale a livello
del solaio e da lì si fanno i rifugiamenti e si parte poi con altro stacco di pareti per arrivare infine alla copertura. In questi edifici le azioni verticali sono demandate agli elementi verticali, quindi chi porta il peso proprio dell'edificio, i carichi dei solai, i sovraccarichi agenti sul solaio, quindi il peso delle persone in sala, piuttosto che il carico nere, allora il carico è distribuito dalle strutture orizzontali dei solai alle banchine, ai cordoli, ai vetrali, delle pareti, che a loro volta vi scaricano a terra grazie ai pilastrini verticali che vanno direttamente sul cordolo di fondazione. E chiaramente l'edificio, qui vedete un esempio semplice di modello di una struttura, è un modello di livelli infiniti, proprio una struttura in parte. Qui vedete che l'interasse, per esempio, delle travi del tetto è dettato dall'interasse sempre delle palle di paglia. Quindi andiamo un po' a sconvolgere la prassi costruttiva del carpentiere del tetto che dice: guarda, io faccio un interasse che sia il multiplo esatto della perlina di legno lunga 4 metri in modo da non descritti. No, qui che governa il disegno esecutivo è l'interasse dettato dalle palle di paglia. Benissimo, dal punto di vista sismico, chi ci dà la garanzia che il nostro edificio in condizioni sismiche non avrà problemi? Allora, devono esserci degli elementi di compromettamento, degli elementi che sono in grado di irrigidire la nostra scatola strutturale nei confronti di una sollecitazione orizzontale. Allora, tante volte si dice: beh, gli edifici in legno sono antisismici, ecco. Si dice così, magari non capendo bene il motivo per cui spesso gli edifici in legno si comportano meglio del costruito tradizionale nei confronti di importanti eventi sismici. Allora, innanzitutto, un edificio in legno non è per forza antisismico, dipende come abbiamo concepito e progettato. In secondo luogo, l'edificio in legno va portato alla prestazione di cui si parlava prima. Quindi, se non ho delle grandi pretese, se non voglio creare un edificio dissipativo, devo comunque creare degli elementi di contromento capaci di assorbire le azioni sismiche del progetto. In questo edificio quali sono? Quasi non si vedono, in realtà ci sono importantissimi. Sono, per esempio, dei pannelli a base di legno che equivalgono un po' a un foglio di carta, se vogliamo, un foglio di carta sottile che però con una crepatura diffusa sul telaio perimetrale dei pilastri e degli elementi orizzontali mi dà quel valore aggiunto anche di capacità di dissipare energia, perché stiamo parlando di un pannello di 1,5 cm, che per un edificio è veramente esile, un pannello che con una grazia della diffusa chiodatura è in grado di irrigidire notevolmente tutta la scatola dell'edificio. E non solo, se noi progettiamo questa, ci spingiamo oltre, vogliamo delle prestazioni più alte e progettiamo il diametro dei chiodi, l'interasse dei chiodi in proporzione a quella che è la sollecitazione sismica, in modo da andare a plasticizzarsi, cioè andiamo a piegare tutti questi chiodini, riusciamo a creare un sistema dissipativo fenomenale. Tant'è che sono proprio gli edifici del raio legno compromettati con pannelli chiodati, gli edifici che per le norme tecniche delle costruzioni arrivano ai valori di fattore di struttura più alto, che è 5, quello è il valore massimo ammesso dalla legge. Poi bisogna essere un po' rapidi per progettare magari un edificio non molto alto che non ha bisogno di queste prestazioni, con questi valori, perché chiaramente c'è dentro un impegno di calcolo non indifferente. Quindi qui per esempio vediamo un edificio che è stato compromettato con pannelli a base di legno. È una scelta
non tutte le pareti hanno il pannello a base di legno, alcune sono libere, altre invece sono complementari. Avremmo potuto fare anche diversamente. Possiamo benissimo inserire delle croci in controvento. Il legno è un altro materiale, nelle foto che si vedono prima si vedono per esempio i controvento di acciaio. Per restare sul legno possiamo inserire delle diagonali di controvento nei punti critici. Queste diagonali sono dimensionate in modo da portare a terra le forze orizzontali e dare una stabilità all'intero edificio. Chiaramente la capacità dissipativa che ha la singola diagonale, che è bullonata o abitata solo all'estremità, e il pannello del foglio di carta che ha migliaia di chiodini da 4 mm a passo magari 5, 6, 8 cm, sono molto diverse. Questo pannello ha la capacità di distribuire in maniera molto più omogenea e diffusa le sollecitazioni sismiche rispetto a un punto come messo in diagonale, che mi dà degli sforzi molto concentrati all'estremità. Però sono due approcci, soprattutto sugli edifici modesti di uno o due piani, che si possono tranquillamente percorrere. Altri principi fondamentali per la sismica degli edifici di legno sono creare solai rigidi del proprio piano. Cosa significa? Significa che è fondamentale per distribuire al meglio sugli elementi sismoresistenti verticali i carichi orizzontali, è fondamentale avere dei piani che hanno una certa rigidità. Quindi questo si può ottenere per esempio appunto un tavolato incrociato piuttosto che un tavolato con un pannello a base di legno diffusamente incrociato. È molto importante perché se i solai non sono rigidi, la distribuzione dei pesi dei solai va a casaccio sugli elementi verticali. Se invece sono rigidi, l'elemento più rigido dal punto di vista verticale è in grado di lavorare al meglio e portare a terra, portare informazioni e sollecitazioni. Quindi edifici di legno, edifici che hanno il vantaggio che non sono sismici a prescindere, dipende da come progettiamo, ma che hanno il grande vantaggio di essere relativamente leggeri rispetto agli edifici tradizionali, perché se pensiamo alla parete di un muro fatto di mattoni semipieni da 30 cm, stiamo parlando di un materiale che magari pesa 15-16 unità in un metro cubo. Parliamo di una parete in legno, stiamo parlando di un materiale, una parete in paglia, stiamo parlando di un materiale che pesa un unità e mezzo, un metro cubo. Poi c'è l'argilla che chiaramente incide a seconda delle spessore che incide, ma che è anche importante. Benissimo, la marcia in più dal punto di vista sismico è innanzitutto anche la leggerezza del legno. Perché la forza sismica è l'accelerazione del tavolo. Più sono alto, più peso, quando io salgo su questo tavolo per cui oscilla, lo fa oscillare, più sono alto, più peso, più subisco la difficoltà di stare in piedi. Più sollecitazioni ho nelle gambe per stare in piedi. Se invece sono basso e peso poco, faccio molta meno fatica a parità. Quindi il principio secondo il quale vulgarmente si dice che gli edifici legno sono antisismici è che in realtà loro hanno una marcia in più, perché solo il peso nuovo della parete è a volte un ordine di grandezza più piccolo. Quindi si parla di carichi molto più piccoli. La forza sismica è il prodotto del peso, della massa dell'edificio e dell'accelerazione. Più peso, più grande sarà la tagliante sismica che ho alla base. Tutto questo nella pratica si traduce nel calcolare e modellare la struttura secondo le combinazioni di carico della normativa e dimensionare gli attacchi a terra, per esempio. Quindi, da un nodo che viene calcolato con dei requisiti, innanzitutto di durabilità della struttura, il principale nemico della casa in legno o della casa in paglia è l'umidità. Quindi dobbiamo innanzitutto allontanarci dall'umidità con dei muretti molto alti alla base. Su questi muretti andiamo a creare l'attacco a terra. L'attacco a terra che potrà essere più o meno dissipativo a seconda delle scelte che abbiamo fatto in fase di progetto. Qui vedete un esempio per quel che si riesce a fare su una presentazione.
qui si intravedono le statue metalliche che fanno il collegamento tra il corpo in cemento armato, il vecchio cemento armato inferiore, e i montanti verticali della struttura del tempio. Questi montanti, non hanno lo spessore dell'intero muro di paglia, sono la parte strutturale, vanno poi spessiti per costruire tutta la dalatatura che va a portare le bande di paglia. Infine, un argomento spinoso, perché quando si dice paglia è fuoco, la prima cosa che viene in mente è che correttamente la paglia brucia. Ecco, la paglia, sappiamo tutti, è un materiale combustibile e quindi partecipa attivamente al processo di combustione. Sappiamo anche però che il processo di combustione si basa sul famoso triangolo del fuoco. Per avere un incendio ci vogliono prendere l'innesco, ci vuole il materiale combustibile e ci vuole l'ossigeno comburente. Se manca uno solo di questi tre, non avrò mai un incendio. Ora pensiamo all'edificio in paglia. L'edificio in paglia è un edificio di un accato tipicamente con importanti strati di intonaco, per esempio base di argilla. Questo strato crea un confinamento di quel che è il materiale combustibile che fa la differenza, perché se all'interno dello spessore di paglia, che sappiamo benissimo essere uno spessore importante, se all'interno di questo spessore non c'è ossigeno, non può esserci incendio. Pertanto, quel che accade nella pratica è che è lo strato di rivestimento, il tonaco a base di argilla, che va a creare una protezione passiva del materiale combustibile e della struttura portante in legno. Pensiamo all'esempio del cemento armato che tutti conosciamo. Per avere una struttura con resistenza al fuoco tra i 60 ci vogliono 2 cm di proprio ferro. Questo è il vecchio metodo tabellare, che però è molto pratico e con un centimetro faccio 30 minuti di resistenza al fuoco, con un centimetro ne faccio 60. Se è solaio a lastra pedale sopra il garage, metto i ferri della fattura sopra della lastra. La lastra fa 4 centimetri e un solaio è 120. Ecco, permettetemi un po' questi esempi praticoni che però alla fine ci permettono di ragionare in maniera veloce. Ora, il tonaco argilla non è semplicemente, però è evidente come uno strato di magari 3 cm possa veramente darci una concreta reale resistenza al fuoco nell'ordine di un R90 e R120. Quindi stiamo parlando di edifici che sono, una volta finiti, si intende, una volta intonacati, assolutamente danno dei valori di resistenza al fuoco assolutamente in linea con degli edifici che costruiti in maniera tradizionale, concetti d'armato. E poi il legno, beh, anche il legno, anche la struttura portante è il legno. E il legno come si comporta? Anche il legno è un materiale combustibile che partecipa attivamente al processo di combustione. Ma nell'ingegneria antincendio conta come partecipo al processo di combustione. Pensiamo al legno, pensiamo all'acciaio. C'è questa foto che ho rubato l'hanno praticamente usata in tutte le presentazioni dove si parla di fuoco, l'ho usata anch'io, dove si vedono delle travi in acciaio che si sono piegate, quindi hanno perso completamente tutte le loro caratteristiche meccaniche, di resistenza meccanica, sotto l'effetto di un incendio. Quando c'è un incendio generalizzato si parla di temperature dell'ordine di 600-700 gradi. L'acciaio a costruzione inizia a avere un decadimento delle proprie caratteristiche di resistenza, caratteristiche meccaniche, già da più di 300 gradi. Bene, l'acciaio, se non è protetto, istantaneamente, nel momento in cui è esposto a un grande calore, carico di incendio del compartimento che sta bruciando, va a collassare anche in maniera molto veloce e repentina. E questo è assolutamente
negativo visto dal punto di vista della gestione dell'incendio, che è vista come un'emergenza che ha bisogno di tempo per evacuare, per capire cosa sta succedendo. Qui ora, se dovesse suonare l'allarme dell'incendio, innanzitutto noi ci chiediamo, ma magari un falso allarme, cosa sta succedendo? Abbiamo bisogno di tempo per capire cosa sta accadendo. Benissimo, iniziamo a evacuare, ci sono dei tempi per evacuare. Se c'è una persona che ha delle difficoltà per scendere le scale e gli ascensori sono bloccati, i soccorsi hanno bisogno di tempo per salire dalla finestra della scala e mettere il salto. Questa è l'assistenza al fuoco, questa è la richiesta di minuti preziosi per vedere il salto, innanzitutto le vite degli occupanti. Nel legno, nell'edificio in legno, correttamente progettato, abbiamo una marcia più enorme rispetto all'acciaio, perché l'acciaio non protetto collassa senza preavviso, non abbiamo il tempo di accorgerci cosa accade sotto il nostro solaio. Lì sta bruciando tutto, se le travi non sono protette, noi tagliamo giù sia nel solaio senza ancora aver capito che c'è un incendio. Se invece le travi sono di legno, il legno si carbonizza con una velocità relativamente lenta. Pensiamo al fuoco del pavimento, abbiamo dentro il tronco si mette del tempo a consumarsi. Benissimo, quella è la velocità di carbonizzazione del legno, che è nell'ordine di 0,7 mm ogni minuto di incendio. Quando diciamo che questa trave è R30, immaginiamo di avere una trave di legno qua sopra le nostre teste, vuol dire che questa trave in 30 minuti cala la sua sezione a causa del fuoco di 0,7 mm per 30 minuti, più un valore fisso che nell'ordine di 7 mm che ci è posto dalla norma, per considerare che comunque il materiale che non è andato giù è carbonizzato, ha perso comunque le sue caratteristiche di portata e di resistenza. Quindi 0,7 per 30 vuol dire che abbiamo perso 2 cm, più di 2 cm verso 3 cm, sette fissi di legno. La sezione si è ridotta, però nella logica semi-probabilistica della norma, quel giorno con l'incendio non ha il carico massimo della sala sopra, anche perché nel frattempo c'è stato l'allarme e più di tre quarti delle persone sono già fuori dalla sala. Questa è la logica della norma. Benissimo, allora quella trave ha ridotto la sezione, però ho ridotto anche i carichi, perché sono una combinazione, una condizione eccezionale dell'incendio. A quel punto, con quella sezione residua, riesco comunque a tenere sul solaio che ho messo per un giorno che deve andare avanti e mettere in sicurezza noi che siamo qui ad ascoltare questa comunicazione. E finisce così il centro. E alla fine un edificio in legno, un edificio in palla, si è progettato correttamente con le norme tecniche che abbiamo a disposizione, che oggi per fortuna sono complete, esaustive e gestite in maniera, sono state fatte in maniera intelligente. È un edificio che ha assolutamente tutti i criteri di sicurezza statica, sismica, incendio che servono a un edificio. Grazie. Grazie. Passiamo all'intervento.